Ciao a tutti da Bruxelles, mi trovo al Consiglio europeo, ovvero l'istituzione europea dove una volta ogni 3 mesi i capi di Stato e di Governo, Giorgia Meloni per l'Italia, Emmanuel Macron per la Francia e così via, si riuniscono qui a Bruxelles per prendere le decisioni, diciamo, più importanti dell'intera Unione europea. Il Consiglio europeo di giugno si è appena concluso. Oltre le questioni di più stretta attualità come la guerra in Ucraina, si è parlato ancora una volta di migranti, che è una tematica che finisce quasi sempre sul tavolo dei leader e molto spesso sono i paesi di primo approdo, ovvero i paesi dove i migranti entrano in Europa, come appunto l'Italia o la Grecia. Questo incontro doveva essere particolarmente importante perché dopo tanti anni, a inizio giugno, i ministri degli interni di tutti i paesi dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo che è stato definito come storico. I dettagli di questo accordo lo spiegheremo in un apposito video. Una delle misure più interessanti di questo accordo è stato quello della cosiddetta solidarietà obbligatoria, ovvero i migranti che arrivano in Italia, ad esempio, dovrebbero essere distribuiti all'interno degli altri paesi membri dell'Unione Europea, secondo determinati criteri, e il paese che non, per un motivo o per l'altro, vuole accettare questi migranti dovrebbe pagare qualcosa a Bruxelles, risorse che ovviamente poi andrebbero pagate con altri criteri ai paesi che invece fanno un maggiore sforzo sia di accoglienza che di ricollocamento dei migranti. Ebbene, tanto per cambiare, al Consiglio Europeo di questi giorni non c'è stato un accordo fra tutti i capi di Stato e di Governo. In particolare Polonia e Ungheria hanno detto no, ovvero hanno rinnegato l'accordo che è stato preso dai ministri degli interni dell'Unione Europea poche settimane fa. Questo perché da trattati, ovvero secondo le regole del gioco di come funziona l'Unione Europea, l'accordo che è stato preso tra i ministri degli interni è stato possibile visto che bastava una maggioranza qualificata, ovvero non l'unanimità ma neanche il 50% più uno dei ministri favorevoli. Invece la maggior parte delle decisioni al Consiglio Europeo, ovvero la riunione dove vengono i capi di Stato e di Governo, devono essere prese all'unanimità, ed è stata proprio questa una delle obiezioni principali sollevate da Ungheria e Polonia, che hanno detto in soldoni no, sui migranti abbiamo sempre deciso noi capi di Stato, non abbiamo delegato i nostri ministri degli interni e di solito abbiamo sempre scelto all'unanimità, che poi a dire il vero dovendo scegliere all'unanimità non si è mai deciso niente, perché sui migranti, su una questione così delicata, è sempre stato difficile, anzi impossibile, mettere tutti i paesi d'accordo, anche perché i paesi di arrivo come l'Italia e la Grecia hanno bisogni completamente diversi da quelli ad esempio di destinazione, come possono essere i paesi del nord Europa o i paesi dell'est, che non sono né di arrivo né di destinazione. È raro che un migrante afghano o siriano voglia trasferirsi in Polonia per vivere. Proprio la Polonia, insieme all'Ungheria e gli altri paesi dell'est Europa, si sono sempre detti contrari, infatti, ad accogliere i migranti che vengono dal Mediterraneo, ovvero dall'Africa. I motivi dietro questo rifiuto sono politici, culturali, sociali e anche religiosi. Non la stessa cosa vale però con i rifugiati che sono scappati dall'Ucraina. Ricordiamo che solo la Polonia ha accolto circa 1.600.000 rifugiati ucraini scappati dalla guerra. Insomma, secondo i paesi di Visegrad, ovvero dell'est Europa, Polonia, Ungheria in primis, il problema migranti che vengono dall'Africa è un problema che riguarda i paesi del sud. La Polonia invece, a ben guardare, sta acquisendo nel corso degli anni un peso politico molto importante a Bruxelles. E il suo premier Morawiecki ha una certa influenza. Anche perché, attenzione, non bisogna dimenticare che fra un anno ci saranno le elezioni europee che eleggeranno il nuovo Parlamento europeo e dopo di questo verrà formata la nuova Commissione europea. E numeri alla mano, la componente, diciamo, conservatrice di destra in Europa è in costante ascesa, tant'è che si parla addirittura di una possibile alleanza popolare conservatori di destra per la maggioranza assoluta del prossimo Parlamento europeo. Il che sarebbe una grossissima novità perché negli ultimi anni popolari e socialisti, ovvero centrodestra e centrosinistra, hanno sostanzialmente governato loro gli equilibri politici dell'Europa, in quanto sono sempre state le due famiglie principali. Ecco che invece l'ascesa dei conservatori di destra, nei quali fanno parte sia i conservatori polacchi che, attenzione, Fratelli d'Italia, per quanto riguarda l'Italia, un partito che è dato
molto su nei sondaggi e che molto probabilmente alle prossime elezioni europee avrà un risultato molto importante. Ecco quindi che il no di oggi della Polonia non è un no qualsiasi, è un no che rischia di pesare moltissimo sugli equilibri politici dell'intera Unione Europea, perché appunto la Polonia avrà un potere contrattuale, negoziale molto forte, in primis, come abbiamo detto, per il peso che la sua famiglia europea potrebbe avere nella composizione del nuovo Parlamento Europeo e della stessa Commissione Europea e del nuovo o della nuova Presidente della Commissione Europea. Quindi insomma, ancora una volta sui migranti, nonostante i passi avanti che sono stati fatti a inizio giugno, grazie, ricordiamolo ancora, all'accordo raggiunto dai ministri degli interni dei paesi dell'Unione Europea a maggioranza qualificata, rischia di tradursi in un nulla di fatto per un mancato accordo a livello politico tra i governi centrali, che su queste tematiche, ricordiamolo ancora una volta, insistono per decidere all'unanimità, ovvero 27 su 27. Che, guardando quello che è successo negli ultimi anni, vuol dire, su capitoli delicati come l'immigrazione, sostanzialmente non decidere niente.